La raspata, confidiamo nel lavoro della magistratura, al lavoro della Guardia di Finanza sui progetti fantasma finanziati dalla Camera di Commercio e mai realizzati, che ha coinvolto il vertice provinciale dell'associazione di categoria ed il foriano Pietro Russo. Il vicepresidente di Confcommercio esclude il coinvolgimento dell'associazione ischitana. Allarme per il virus Zika, sconsigliati i viaggi in Sud America. Il virus provoca i sintomi dell'influenza. Il dottor Carmine Barile ci spiega di cosa si tratta e come difendersi. L'Ischia ad Ischia parte il progetto tra società e tifosi. Nel pomeriggio, nella sala gremita del Re Ferdinando, si è tenuta la tanto attesa conferenza stampa che dà il via al progetto L'Ischia ad Ischia. È presente i vertici societari e lo staff tecnico. Martina Ischia finisce 3-3. Una doppietta del neoacquisto Gomes fa sognare il gialloblema e i pugliesi in 10 pareggiano. Calcio scommesse: Akragas penalizzato di 3 punti. Arturo Di Napoli, allenatore del Messina, squalificato per 4 anni e per lui 35.000 euro di multa. E dopo il telegiornale, una trasmissione sportiva a bordo campo, in studio il presidente dell'Ischia, Rapullino. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Si riunirà domani il Tribunale del Riesame di Napoli, che dovrà esaminare la richiesta di revoca dell'ordinanza agli arresti domiciliari per il senatore Domenico Desiano, coinvolto nell'inchiesta sugli appalti dei rifiuti tra Lacoameno, Forio e Monte di Procida. Desiano è accusato di corruzione, turbata libertà degli incanti ed associazione per delinquere. La precedente udienza, prevista per venerdì 29 gennaio, è saltata per un difetto di notifica. L'esecuzione della misura cautelare è sospesa in attesa della decisione del Senato. L'Ufficio di Presidenza della Giunta delle Immunità Parlamentari del Senato si riunirà mercoledì 3 febbraio alle 13 per la programmazione dei lavori. Nella precedente riunione erano stati concessi 10 giorni a Desiano per presentare le controdeduzioni. I militari della Guardia Costiera hanno deferito all'autorità giudiziaria un operaio di 33 anni di Ischia per esecuzione di opere ricadenti nel pubblico demanio marittimo portuale, senza essere in possesso di alcun titolo autorizzativo previsto per legge. Gli uomini del Circomare hanno accertato infatti la costruzione in corso d'opera di un muro lungo circa 5 metri, praticamente eretto in acqua nella zona prospiciente dello scalo d'alaggio asservito alle maestranze della cantieristica navale sulla riva destra. Le lavorazioni sono state subito interrotte e l'opera sottoposta a sequestro preventivo. L'operaio dovrà rispondere di occupazione abusiva di suolo demaniale, gettito pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali. Sono state altresì contestate alcune violazioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio. L'inchiesta della Guardia di Finanza sui progetti finanziati dalla Camera di Commercio e mai realizzati ha coinvolto anche il vertice provinciale dell'ASCOM Confcommercio. Confidiamo nel lavoro puntuale della finanza e della magistratura, commenta Marco Lara Spata, vicepresidente dell'ASCOM di Ischia. Comunque escludo assolutamente che la Confcommercio isolana abbia qualche ruolo in questa vicenda, ribadisce Lara Spata. Sentiamo. Camera di Commercio di Napoli investe anche i vertici provinciali dell'ASCOM Confcommercio. Marco Lara Spata. Da quello che ho potuto leggere, perché chiaramente sono solo delle letture, sono venuto a conoscenza, insomma, di queste indagini della Guardia di Finanza. Chiaramente, soprattutto confido nella magistratura che farà il suo percorso, ma veramente non ho proprio idea di quello che stia succedendo, perché ne sono venuto al corrente solo e unicamente dalla stampa locale e, diciamo, provinciale. Questo fatto fa seguito anche al fatto precedente che era stato commissariato da De Luca alla Camera di Commercio, quindi qualcosa da mettere a posto, probabilmente lo stesso governatore lo aveva capito. Questo non glielo so dire, probabilmente il commissariamento era dovuto a, insomma, delle forzature per le elezioni o altre cose, da quello che conosco io sempre per la stampa, perché la Camera di Commercio non la vivo assolutamente. Quindi non sappiamo se tra i vari finanziamenti fatti per manifestazioni c'entrino più o meno cose effettuate o meno sull'isola d'Ischia. Ma questo non lo so. Noi, come, diciamo, come ASCOM locale, che abbiamo il territorio di Ischia, Varano e Serrara Fontana, nel nostro caso non ce n'è nulla. Per quanto riguarda altre manifestazioni, non credo che ci siano problemi di sorta, assolutamente. La problematica dei 14 bigliettai della Caremar licenziati a fine anno ritorna sui tavoli della terza commissione regionale. Il presidente Marrazzo ha infatti convocato la commissione per mercoledì alle 15. Oltre ai sindacati dei lavoratori, all'assessore regionale al lavoro, ai consiglieri regionali e alle società interessate, è stato convocato, unico isolano, il consigliere comunale di Ischia, colonnello Antonio Piricelli, che aveva sollevato il problema e ne aveva già dibattuto in una precedente audizione in commissione trasporti.
C'è grande allarme nel mondo per il virus Zika, che viene trasmesso da una zanzara che vive in Sud America. Il virus provoca sintomi tipici dell'influenza con qualche eruzione cutanea, nell'80% dei casi però passa del tutto inosservato. Il pericolo vero invece per le donne in stato di gravidanza, perché la trasmissione da madre a feto comporta un'alta percentuale di nascituri affetti da microcefalia e altre gravi malformazioni. Zika rischia di diventare così un'emergenza sanitaria a livello globale. In Italia finora sono solo 4 i casi accertati. Il problema grosso sono i viaggi in Sud America. Ma per saperne di più, vediamoci in intervista col dottor Carmine Barile. C'è una nuova paura che dilaga in Italia, è quello della Zika, che viene trasmessa da una zanzara. Come sta la situazione? Ne parliamo con il dottor Carmine Barile. Sì, in effetti il Ministero della Salute ha invitato, specie le donne incinta nei primi mesi di gravidanza, a non recarsi per esempio nell'America del Sud, in modo particolare in Brasile, perché questa zanzara Aedes, del genere Aedes, quindi che punge, trasmette un virus che determina una forma influenzale, però molto pericolosa per il nascituro. Per cui i primi 3 mesi di gravidanza è realmente pericolosa. In Italia abbiamo avuto dei casi, sono stati certificati 4 casi, che non significa che sono 4 casi, ma sono, vuol dire che c'è la presenza di questi soggetti affetti dalla malattia. Dov'è il pericolo? Il pericolo è che, essendo ancora una stagione abbastanza calda, nonostante l'inverno, la zanzara, se queste persone vengono punte da zanzara, possono trasmettere e diventa autoctona, cioè dello stesso luogo, anche questo tipo di influenza, chiamiamola così, di malattia, e quindi con un grave rischio poi per noi, diciamo, per le nostre mogli e per i figli che potrebbero nascere. Per chi, diciamo, deve andare proprio per forza nell'America del Sud, cosa può fare una profilassi? Certo, la profilassi è quella normale che diamo per tutti contro la malaria e altro, non attraverso farmaci, bensì attraverso dei repellenti per le zanzare. Guardare sempre che ci siano alle finestre le zanzariere e stare molto attenti quindi alle punture di zanzare, perché è fondamentale, perché questo tipo di virus si trasmette attraverso il morso della zanzara. Ripeto, addirittura molte agenzie europee per i viaggi hanno disdetto, cioè con il certificato medico disdicono, dando l'opportunità alla coppia per esempio di trovare una nuova zona dove potersi recare, dove non sia a rischio appunto per il nascituro, quindi è una cosa abbastanza importante. La Commissione Sanità della Regione Campania affronterà i rischi legati al virus Zika, ascoltando in audizione i responsabili delle ASL e degli ospedali campani per capire se sono pronti a fronteggiare un'eventuale epidemia nella nostra regione. Tanti momenti di commozione vissuti con gli studenti della scuola media Scotti e gli alunni del ciclo didattico Ischia 2 presso la Biblioteca Antoniana nel corso della commemorazione della giornata della memoria, in cui si ricordano le vittime della Shoah. Vediamoci il servizio di Gennaro Sappio. Sentire cantare dai ragazzi ischitani Gam Gam, la canzone che i loro coetanei ebrei intonavano nei campi di concentramento nazisti prima di morire nelle camere a gas, è stato uno dei tanti momenti di commozione vissuti con gli studenti della scuola media Giovanni Scotti e gli alunni del circolo didattico Ischia 2 presso la Biblioteca Antoniana nel corso della commemorazione della Giornata della Memoria, in cui si ricordano le vittime della Shoah. Giornata della Memoria che ricorre il 27 gennaio, giorno in cui nel 1945 i soldati sovietici dell'Armata Rossa abbatterono i cancelli del famigerato campo di sterminio di Auschwitz, liberando i 7.650 prigionieri che in quel momento erano rinchiusi al suo interno, dove, oltre agli ebrei, vi erano anche prigionieri di guerra sovietici, prigionieri politici, slavi, polacchi, rom, sinti e omosessuali. Dopo la maratona di letture di canti della memoria a cura del corso A ed N del tempo prolungato della scuola media ischitana, all'esterno della biblioteca sono stati piantumati i crocus della memoria a cura della Fondazione Irlandese per l'insegnamento sull'Olocausto. Dopo la piantumazione dei crocus, i presenti hanno gustato bevande e dolci tipici della cucina tradizionale ebraica preparati dagli studenti dell'alberghiero Tellise.
Infine si è tenuto il concerto Liberi Cieli a cura dell'orchestra Tutti d'Accordo, diretta dal maestro Francesco Del Deo, con letture di accompagnamento a cura della professoressa Anna Maria Agostino. Un altro degli eventi in ricordo della Shoah, degno di nota, è stato realizzato nell'androne della scuola Scotti, dove è stata allestita una mostra di opere realizzate da artisti isolani e di disegni fatti dagli studenti. Un vero e proprio terremoto, quello che ha investito il calcio siciliano dopo le sentenze del Tribunale federale della FIGC che riguardavano l'ultimo filone del calcio scommesse, che prende le mosse dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro denominata Dirty Soccer. In particolare sono l'Acragas ed il tecnico del Messina, Arturo Di Napoli, a essere interessati dalla sentenza emessa oggi a Roma dal Tribunale federale, presieduto da Sergio Artico. Alla formazione agrigentina sono stati combinati 3 punti di penalizzazione da scontare in questo campionato. Pesante la condanna nei confronti dell'allenatore del Messina, al quale è stata confermata la sentenza inflitta in primo grado. Per Di Napoli 4 anni di squalifica con la multa ridotta a 35.000 euro. Oggi pomeriggio, presso la sala conferenze dell'Hotel Re Ferdinando, si è tenuta la tanto attesa conferenza stampa che dà il via al progetto L'Ischia ad Ischia. Al tavolo della presidenza, il presidente Rapullino, l'amministratore unico Vicky Di Bello, l'allenatore di Costanzo col suo staff, i calciatori dell'Ischia Armeno, Florio e Leo Acquisto Gomez ed il referente dei tifosi Leonardo Sasso. Molto gremita la sala, il presidente Rapullino ha detto di aver voluto fortemente questo ritorno sull'isola, ma ora si aspetta entusiasmo ed energie per poter raggiungere la salvezza senza play-out. Inoltre chiede alla imprenditoria locale di sposare il progetto sportivo, perché il trasferimento da Napoli non è stato ben gradito da tutti i componenti della società del territorio continentale. Ha parlato anche di un ridimensionamento del tetto ingaggi che ha portato ad alcuni giocatori a preferire nuove destinazioni. Tuttavia, con i nuovi acquisti, con l'attuale allenatore e il supporto di tifosi, è certo di poter raggiungere il risultato sportivo della salvezza. Particolarmente motivato è parso mister Di Costanzo, che ha ricordato tra l'altro quando da calciatore giungeva sull'isola e trovava una squadra di veri combattenti ed un pubblico unico. Si augura di poter rivedere la bella Ischia di un tempo. I numerosi tifosi presenti hanno spesso applaudito e alla fine sono sembrati soddisfatti del progetto e certi della salvezza. Ma ora sentiamo alcune dichiarazioni di mister Di Costanzo. Virgolette, mi sembrava un po' che fossimo un pochino la barzelletta d'Italia del calcio in questo momento, onestamente, perché tutti parlavano dell'Ischia come una società allo sbando, dove i giocatori scappavano e c'erano mille problematiche. Quindi ero un po' perplesso, perché dicevo, cioè, io se devo andare ad Ischia in una piazza del genere che ha fatto calcio, io mi ricordo poi con Franco Villa in C1 dovevo venire, poi non, cioè, ma quando è stato inaugurato il Mazzella, cioè è una piazza che ha un certo blasone, magari non sarà il Catania, ma comunque c'è una certa storia. Venire qui ad Ischia per me era un motivo anche, oddio, di rivalsa, perché qualcuno che ha seguito le mie vicissitudini, io dalla prima categoria, Somma Vesuviana, Terzigna, Palma Campania, eccetera, eccetera, tutti i dilettanti, sempre attraverso le promozioni, sono arrivato alla prima categoria in Serie B. Poi ho fatto alcuni anni e poi un po'... Vabbè, adesso non voglio entrare nel merito, però per me è un motivo di... Sì, ma io ogni tanto, non a caso noi, d'accordo con la società, in questo momento preferiamo dei giocatori che abbiano grandi motivazioni, che si vogliono riscattare da annate, che ne so, in chiaroscuro, che vogliono risalire la china, che si vogliono rimettere in gioco, piuttosto che giocatori un po' così di nome fine a se stesso. Arriverà probabilmente anche qualche giocatore di spessore che ha il cosiddetto nome, ma che comunque, parlandoci sia io che la società, abbiamo capito che vengono a giocarsi veramente la vita sportiva, tra virgolette, non vengono a svernare. Quindi in questo senso, tornando un attimo al discorso che facevo prima, ero un pochino perplesso, perché volevo avere chiara la situazione, volevo delle garanzie che si potesse ricostruire ex novo quasi
un gruppo di uomini, prima ancora di calciatori, che ci potessero far raggiungere insieme alla piazza l'obiettivo. Siccome queste garanzie mi sono state date, e si è partiti. Ora naturalmente ci vuole un po' di tempo, ma già da domani noi avremo una rosa di giocatori che sanno che questa è una piazza molto calda, che noi tutti quanti insieme dobbiamo ricreare l'entusiasmo. Veniamo al calcio giocato. Martina Franca Ischia è finita 3-3. Una doppietta di Gomez fa sognare, ma i pugliesi in 10 pareggiano. Una buona Ischia dimostra i limiti di sempre sulle palle inattive e sulla condizione fisica. Vediamo il servizio. Martina Franca Ischia, 20ª giornata. Le formazioni: Martina Franca, Viotti, D'Alterio, Antonazzo, Dianda, Migliaccio, Marchetti, Ciotola, Raicic, Baclet, Schetter, Diachite, Ischia, Giuliano, Bruno, Sirigu, Filosa, Muracci, Calamai, Armeno, Spezzani, Gomez, Di Vicino, Florio. Subito in avanti il Martina Franca che trova il gol al terzo, il gol di Diachite, 1-0. Bravo il centravanti del Martina Franca a tagliare da destra a sinistra. Rivediamo l'azione. Baclet, palla per Antonazzo, il cross in anticipo di Diachité, palo, rete. 1-0 per il Martina Franca. Ischia che presenta per la prima volta Di Vicino e Gomez. Ecco Gomez, controlla bene il pallone, lo gira per Calamai, tiro dalla distanza alto. Ancora Ischia, fallo di mano di Schetter, verrà ammonito, una ammonizione pesante. Schetter, Lex, palla in aria, fallo di mano di Antonazzo, rigore, 18esimo. Parte Di Vicino, gol, tiro angolato, esordio bagnato con una rete per il numero 10, ex Napoli. Rivediamo la bella realizzazione. Altro ex della partita per il Martina Franca e Ciotola, per l'Ischia Filosa. Ancora Ischia in avanti, un tiro a parabola, blocca Viotti, calcio d'angolo, mischia, cade Gomez, c'è fallo ancora di Antonazzo. A distanza di pochi minuti, il numero 3 fa due falli da rigore. Rivediamo, sbracciano sia Gomez che Antonazzo, poi Antonazzo mette giù il centravanti dell'Ischia, che batte il rigore e segna, tiro forte, centrale, imparabile. Il portiere già si era buttato. Rivediamo. Gomez, classe 93, proveniente dal Sassuolo. Poi Martina Franca in area. Baclet, tiro, respinto. Armeno, reclamano per un fallo di mano che non c'è. Ancora Baclet. Buona la giocata, tiro para Giuliano, fallo di Sirigu, Schetter, calcio di punizione, colpo di testa ancora di Diachité. L'esultanza per il raddoppio, seconda rete personale per Diachité che di testa mette in rete. Primo tempo finisce 2-2. Siamo passati alla ripresa. Schetter cade, simulazione per l'arbitro, non c'è dubbio. Ancora ammonito Schetter, lascia il campo e lascia il Martina Franca in 10. Rivediamo la simulazione di Schetter, abbastanza evidente. L'Ischia prova ad attaccare, palla Armeno. Palla dietro per Bruno che mette dentro, salta altissimo Gomez e schiaccia in rete. Doppietta anche per Gomez come per Diachité. Rivediamo la bella azione dell'Ischia, il cambio di gioco, la palla dietro, il cross di prima e l'elevazione fantastica di Gomez. Ischia 3, Martina Franca 2, Ischia con l'uomo in più. Palla in area. Ischia che va in difficoltà, poi tiro, deviazione da parte di Guarino appena entrato,
palla in rete, rivediamo, c'è una prima azione che viene contrata, poi Guarino mette il piattone ma trova la porta dell'Ischia, non trova il rinvio, la partita finisce 3-3. E come ogni lunedì, subito dopo questo telegiornale, andrà in onda la trasmissione sportiva a bordo campo. Ospiti del direttore Enrico Buono, il presidente dell'Ischia Luigi Rapullino, l'amministratore delegato Vicky Di Bello, il consigliere comunale delegato allo sport di Ischia Ottorino Mattera, il tifoso Ernesto Pilato. Non mancheranno importanti collegamenti telefonici con il DS Ciro Femiano per le ultime del mercato. Come sempre l'analisi tecnica della partita con mister Daniele Serappo. I telespettatori come sempre possono intervenire telefonando in redazione oppure attraverso Facebook. La trasmissione, come sempre, può essere seguita anche in streaming ed è visibile sui cellulari. In promozione, sabato scorso il Barano si è aggiudicato in trasferta il derby con la Nuova Ischia. Per mister Di Meglio la terna arbitrale è stata determinante per la sconfitta subita dai suoi. Sentiamo. Una buona Nuova Ischia per quasi tutta la partita. L'ultimo quarto d'ora cambia tutto, il Barano vince, però fino al quarto d'ora dalla fine certamente avete fatto una signora partita. Beh, poi l'arbitro ha deciso che la partita dovesse avere un risvolto diverso da quello che si stava vedendo in campo e ha deciso di determinarla così. Ai ragazzi io non ho nulla a cui rimproverare. Un arbitro che secondo te è stato determinante sul risultato finale? Assolutamente sì, perché non calcio di rigore lui non lo voleva dare, si è fidato di quello che ha detto il guardaline. Non riesco a capire in base a che cosa lui abbia stabilito che poteva essere calcio di rigore o meno. Poi dovrei dire che sul calcio, il nostro calcio di rigore Monti era già ammonito, quindi come secondo fallo da ultimo uomo avrebbe meritato almeno la seconda ammonizione e quindi sarebbe dovuto uscire fuori. Quindi. Bilone Monti, per pareggiare le cose, ha detto che forse non c'era neanche il rigore per voi. Ma non lo so, non saprei dire. A me sembra che da sopra, perché poi ero in una posizione privilegiata, a me sembrava che la spinta ci fosse stata, poi non so, comunque un palo, una traversa e... Certamente la Nuova Ischia è stata in campo molto bene fino al rigore che ha subito. Una bella partita, tanto pubblico, tante emozioni, certamente un derby che lascia un bel segno. Ma assolutamente sì. Quello che forse ho da rimproverare ai miei ragazzi sono le continue espulsioni. Domenica abbiamo uno scontro diretto con il quarto grado per la salvezza e io per l'ennesima volta sarò costretto a dover reinventare una formazione. Però oggi si è vista una squadra viva, una squadra che probabilmente da qualche domenica non c'era. Ma diciamo che fondamentalmente questa squadra ha sbagliato due partite, ha sbagliato quella col Piemonte domenica e con la Pianurese l'ultima partita del girone d'andata. Poi è stata una squadra che nel bene o nel male, anche perdendo qualche partita, ha avuto sempre un'identità, ha fatto sempre la partita. Io non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi. Ci manca qualche punticino in classifica, speriamo che prima o poi la fortuna decida di far pari e magari facendo un tiro in porta cominciamo a vincere anche noi qualche partita. Sono stati 80 minuti alla grande, ma poi abbiamo perso la testa, io per primo. Chiedo scusa ai tifosi, si è espresso così il calciatore Davide Trofa al termine dell'incontro Nuova Ischia-Barano. Sentiamolo. Davide Trofa, bel derby, siete stati in partita fino a un quarto d'ora dalla fine e potevate anche vincere. No, sicuramente, penso che non ci possiamo rimproverare niente, i ragazzi hanno dato tutto, il massimo, poi potevamo vincere, poi alla fine abbiamo perso un po' la testa, io in primo e chiedo scusa a tutti e poi niente, sono stati bravi ad andare in vantaggio e poi penso che ormai mentalmente quando hanno notato il gol del pareggio abbiamo un po' spento la luce, quello è stato l'unico rammarico, però penso che per 80 minuti abbiamo giocato alla grande. Secondo me è una buona prestazione che vi dà anche le energie per poter fare meglio in futuro dopo le brutte prestazioni delle domeniche precedenti. No, sicuramente avevamo bisogno di una prestazione importante, poi quello che conta alla fin fine sono i punti e purtroppo oggi non sono arrivati come magari in precedenza e quindi niente, dobbiamo solo rimboccarci le maniche e sperare di fare il risultato il più presto possibile. Ha detto Bilone Monti, espulsioni determinanti, ma c'erano queste espulsioni?
Io non lo so, in questo momento non posso dirlo, perché per esempio il primo, cioè l'espulsione di Alice là, non ho visto, cioè ha tirato il rigore, poi sono andato a prendere la palla tutti e due. Secondo me con un po' di buon senso l'arbitro là lascia correre, però poi ha deciso di ammonire là, e diciamo che ha incanalato un po' la gara alla fine sul 2-2, un po' stanchi, eravamo anche un po' stanchi, avevamo dato tanto. E poi dopo successivamente, forse un po' per nervosismo, ho sbracciato un po', però non penso che l'ho colpito, anche se poi l'arbitro ha deciso così, va bene così. Parliamo di maratona, la squadra dei forti e veloci dell'Isola Dischi ancora una volta hanno portato al podio una donna nella gara di 10 km che si è tenuta a Nocera Inferiore. Valentina Abrogato, col tempo di 44:41, si è classificata prima della categoria e dodicesima assoluta. Con questo tempo Valentina, solo dopo una settimana della sua ultima gara, migliora ancora il suo personale di oltre un minuto. Con lei in gara anche Claudio Diorio, che ha corso per 9 volte su questo percorso, stabilendo il suo miglior tempo da quando ha ripreso a gareggiare da circa 3 anni, 46:21, il suo tempo finale. Tra 4 settimane la squadra del presidente Michelangelo Di Maio parteciperà con un nutrito gruppo alla mezza maratona internazionale di Napoli il 28 febbraio. Tra gli appuntamenti, domani martedì la Chiesa celebra la festa della presentazione al Tempio di Gesù, popolarmente chiamata festa della Candelora, perché in questo giorno si benedicono le candele. In diocesi questa occasione si terrà il giubileo della vita consacrata e la chiusura dell'anno della vita consacrata. Appuntamento alle 18 nel santuario di San Giovan Giuseppe, dove saranno benedette le candele. Seguirà poi una breve processione alla Chiesa Cattedrale con ingresso per la Porta Santa e Santa Messa col Vescovo Pietro, Santa Messa che dalle 18:30 sarà trasmessa in diretta da Teleischia. Ed in chiusura uno sguardo al meteo, tempo stabile con cielo poco nuvoloso ma con possibile aumento delle nubi nel corso della giornata, temperature in aumento, venti deboli di direzione variabile e mare poco mosso. Grazie per averci seguito in questa edizione principale del telegiornale, vi lascio quindi come ogni lunedì ad Enrico Buono e ai suoi ospiti e noi ci rivediamo alle 14. Arrivederci.